Hola, Eleonora 1 e Baffa 1, oggi facciamo le uova fucsia. Guardate le mani perché prima ho fatto un altro video e non mi ricordo mai che devo mettermi i guanti. E questo è il risultato. Allora, occorrente: uova, barbabietola, perché è viscida, barbabietola, una bacinella e aceto di vino della famosa marca Lanfranca. Tutti abbiamo del scherzo, di qualsiasi marca va bene, ma se è Lanfranca tanto meglio. Una tazza d'acqua e una casa con del gas perché vanno cotte le uova. Cominciamo. Ah, io non so se funzioni, l'ho visto su TikTok, voglio provare, questo è ormai risaputo, ormai metà dei miei video sono provo a fare barra fallisco. Vi posso confessare una cosa, questa la uso per bollire la mia coppetta mestruale, ma dato che comunque l'uovo me lo mangerò io, voglio dire, ci sta. Quindi la faccio bollire qui, così bolle prima. E allora, volete un video in cui vi parli della mia coppetta mestruale? Fatemi sapere se vi interessa la mia esperienza o ne avete le balle piene, perché ne parlano praticamente cani e porci. Quindi si mette immerso nell'acqua e si aspetta 8 minuti dal bollore. Nel frattempo metto 2 cucchiai di aceto, vi ricordo Lanfranca. È importante che sia Lanfranca, raghi. Uno, non so cosa serva, ma dice di metterlo, non è che siamo per contestare una cosa che manco sappiamo fare. La rovina, perché poi fra 2 minuti cambierò sicuramente qualcosa, come al mio solito. Poi una tazza d'acqua, e l'ho messa vuota, appunto. L'oppiti e un sabaduba. 2 cucchiai d'aceto, una tazza d'acqua e una barbabietola. Una barbabietola. Ci mettiamo anche il succo. Cioè, ci si possono anche tingere i capelli con le barbabietole, è incredibile. E lo facciamo a pezzettini più piccoli possibili. Sarebbe da frullarle, ma io non ho il frullatore. Siete crollati. Dicevo che sarebbe da frullarla per fare venire meglio il succo, ma io non ce l'ho il frullatore, quindi faccio quel che posso. Tanto dovrebbe tingere lo stesso. Ok, sta bollendo da 12 minuti anziché 10. Vabbè, mi sono un attimo dimenticata. Lasciamo raffreddare e poi lo sgusciamo. Top! Ok. È arrivato il time. Sì, lo so, non si sbucciano così le uova sode, ma io le sbuccio così. Eccolo qua. Ploppiti. Wow, ma si colora già solo immergendolo. Oh, cioè, raghi, immerso un secondo è già rosa, quindi fantastico. Bisogna lasciarlo immerso per 3 ore e dovrebbe diventare fucsissimo. Per ora è solo rosino capocchiello. Bene, lasciamo immerso, ma rimane metà scoperto però. No, non va bene sta cosa. Devo cambiare il contenitore perché rimane un po' scoperto. Lo metto in un bicchiere e ci vediamo fra 3 ore. Voi fra 3 secondi. Mi sono sporcata la manica. Ok, sono passate un po' più di 3 ore, ma vabbè, vediamo. No, è spaccato. Però figo. Wow. Vediamo tagliando. Vai, siamo pronti al taglio. What? Perché fa così? Che schifo. Ok. Ma sono presa di sapere di che cosa sa sta buccia, perché puzza di aceto da morire. Vediamo se boh, il gusto magari è buono. Non credo, eh. Facciamo una prova.
Beh, bello, molto bello, molto buono. Non era proprio il risultato che speravo, vabbè. Questo è tutto, e sono fine. Aspetta. Attenzione, attenzione, telespettatori. Ora parte un quiz molto difficile per soli intenditori. Vi faccio vedere un'immagine. Eccola. Un'altra. Un'altra ancora. Un'altra ancora. E infine, un'altra ancora. Solo una è stata fatta da me. Anche se tutte sembrano fatte molto bene, tutte sono molto perfette. Riuscite a individuarla? Lo so, è un gioco molto difficile, un quiz per veri esperti, perché sembrano tutte fatte così magistralmente, ma rimanete collegati per avere la soluzione. Eccoci con la soluzione. La soluzione è l'ultimo! L'avreste mai detto, lo so. Effettivamente sembravano così tutte belle che potevano essere veramente quelle che avete appena visto nel video. Eppure solo una è quella che ho fatto io, che comunque è la più bella, vero? Come no? Come no? Mi sarebbe a dire no. Lo è invece. Bene, questo è di nuovo tutto e ciao dalla fine. Thank you.